L'UDC di Sciac è un'oligarchia, ossia un partito gestito da poche persone nel loro interesse. Un nuovo attacco dal di dentro all'organizzazione dello scudo crociato Sciac proviene da Alfredo Ambrosetti, consigliere comunale scomodo corrente Mannino Calogero. Ospite di Vespere, Ambrosetti ha confermato i suoi dubbi sulla tenuta della maggioranza Turturici. Mentre prima, quando il sindaco veniva espresso dal consiglio comunale, tenere in piedi la maggioranza era un problema dei segretari dei partiti e dei capigruppo consigliari che evidentemente tenevano in piedi quel sindaco, e quindi oggi con l'elezione diretta la piena responsabilità di tenere quella maggioranza coesa e legata è del sindaco. Il sindaco oggi dichiara di non avere più la maggioranza, non può che fare mea culpa rispetto a questo, lui non può pensare. Io sorrido quando sento dire io ho la fiducia dei partiti. Se si ha la fiducia delle oligarchie dei partiti è un conto, e devo dire che in questo senso l'UDC è un po' un partito oligarchico. Se si ha la fiducia delle oligarchie dei partiti è un conto, ma se si gode della fiducia delle oligarchie si deve godere anche la fiducia dei consiglieri, perché poi sono quelli che votano sulle cose importanti del Consiglio Comunale. C'è mai stato un caso in cui lei si sia assentato per dare un segnale politico alla maggioranza del sindaco Turturici? Guardi, in questi termini no. C'è stato qualche caso in cui, arrivato da Palermo molto stanco alle 8:30 di sera, ho ritenuto che non ne valesse la pena di farsi una doccia veloce e di andare in consiglio comunale, dal quale poi uscire a 1 di notte per ritornare a Palermo l'indomani mattina. Che non ne valesse la pena, sì. Ecco, questo sì. Ma qualcuno dice che lei ha avuto questo atteggiamento critico perché non sarebbero state rispettate delle richieste che lei avrebbe fatto, anche in favore di suoi familiari, il fatto che sua moglie è un funzionario del comune di Sciacca. Guardi, lei mi dà una bellissima occasione. Lei saprà che sono state attivate dei meccanismi di individuazione delle posizioni organizzative fatte a domanda. Parliamo di funzionari del comune. Sì, parliamo di funzionari del comune. Mia moglie non ha mai fatto domanda per avere una posizione organizzativa. Le dico di più, sono stati banditi i concorsi per dirigente tecnico del comune, mia moglie non ha neanche fatto la domanda. Naturalmente Ambrosetti ha parlato anche delle terme di Sciac, di cui è stato direttore amministrativo per 23 anni. Non sono mancate le sue critiche sul processo di trasformazione, e Ambrosetti ha ribadito si dovrebbe azzerare il CDA presieduto da Carmelo Cantone. E sulle eredità discusse dei debiti del passato, Ambrosetti precisa. La Regione ogni anno pareggiava il bilancio, e così è stato fino al 1998-99. Cioè l'insufficienza delle risorse determina un trasferimento dalla Regione all'azienda che non riesce più a pareggiare il bilancio. Quando, non so chi, della Terme di Sciacca Spa, si rivolge alle passate gestioni, dico è paradossale che debba essere io a spezzare qui una lancia in favore del professore Lupo. Il Presidente del CDA, lei dice, potrebbe chiedere direttamente al suo vicino di Poltrone. Ma poi voglio dire, se la situazione dei debiti trasferiti è questa, ma di che stiamo parlando?